Francesco Girardi al momento dell'eliminazione, ogni tanto ricorda che di fronte a te non ci sono solo aspiranti chef, ma di persone. Il fascino di Francesco Girardi fresco dall'eliminazione rivolto ad Antonino Cannavacciolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli rimarrà negli annali di MasterChef. Un po', perché le controversie finiscono sempre per girare i riflettori sul programma televisivo che li innesca, in questo caso lo spettacolo originale del cielo prodotto da Endemol Shah in Italia. Trasmesso ogni giovedì su Sky e in streaming ora un po' perché lo scoppio del 34-year-old concorrente originario di Trento ma residente a Cesena è perfettamente divisivo. All'unica mano, l'entusiasmo dei deduttori del programma che ha sempre abituato gli spettatori ai giudizi duri degli chef stellati. D'altra parte hanno affascinato il formato caratterizzato da giudizi acuti sull'orlo del personale. Più spesso urlava di quello che era stato disperato ai partecipanti. In tutto questo Girardi fa la figura di uno small romantic hero. Ho un grande valore e un grande difetto. Non riesco a tenere la bocca chiusa e anche questa volta non l'ho fatto. E sottolinea: noi concorrenti siamo chef dilettanti. Francesco Girardi ci dice di cosa si trattava il suo umore quando ha incolpato i giudici. In quel momento mi sentivo trattato come un professionista. E una premessa deve essere fatta. Concorrenti non siamo professionisti. Siamo tutti dilettanti, sono un fotografo nella vita e persino di fronte a un piatto semplice come una cotolaio o dumpling you percepisci un livello alto. Questo ha fatto esplodere questo nell'apice dell'eliminazione. Ho percepito il giudizio dei giudici molto urgente. E a quel punto ho mostrato. Forse mi sbagliavo. Inoltre di solito con gli gnocchi che guarisco. Eravo una giornata storta e ho davvero cucinato i piatti peggiori. Voglio farlo chiarire che lo scoppio non si riferisce al giudizio stesso, che accetto, ma al modo in cui è stato espresso. Sembra che gli spettatori abbiano apprezzato il suo sfogo in molti casi. Altri lo hanno criticato, ma ci sono quelli che pensano che alcuni toni siano stabiliti da una sceneggiatura. Cosa ne pensi? Agli spettatori voglio dire che non essere lì nella trasmissione fa molto poco sulla realtà delle cose. Non è assolutamente una sceneggiatura. Lasciare si riferiva a un contesto molto preciso. Vale a dire la relazione tra me e loro in quel momento preciso. Tuttavia, uno scoppio dettato da una rabbia testata anche verso di me perché con i piatti preparati per quell'episodio non ero stato in grado di far emergere il cook, ripeto, dilettante che è in me. Sei un fotografo di professione. Quando hai iniziato a? Sono stato un fotografo da 10 anni, da quando avevo 23 anni. E quando è arrivato l'amore per la cucina? La passione per la cucina è nata a 18 anni quando mi sono trasferito da Trento a Cesena. Eravamo 6 uomini a casa ed ero l'unico che aveva delle basi gastronomiche, per così dire. E diciamo che Romagna amo passatelli e Trentino gli adoro, i gnocchi, base pane. Esiste una relazione tra fotografia professionale e cucina amatoriale? Nella mia vita certamente. Come fotografo collaboro molto con i ristoratori realizzando servizi fotografici e video in stanze. Utili, forse per il marketing. Il mio obiettivo è rendere questa attività precisa il mio core business. Hai partecipato a MasterChef, l'ha aiutata? L'esperienza in MasterChef in questa direzione è stata molto utile per funzionare come fotografo nei ristoranti e quindi anche in cucina. È utile sapere cosa succede realmente in quegli ambienti. Se hai lavorato in cucina, sai benissimo come per renderlo migliore come fotografo in quella zona.